Ciao a tutti, sono Candida. Nel video di oggi voglio provare a realizzare su questa tela, diciamo, un quadro mix media utilizzando come base un tovagliolo, questo che ho trovato da Zara Home, dove ero andata per comprare tutt'altro per la casa, e ho trovato questa confezione di tovaglioli di cui mi sono innamorata, perché come vedete ha sopra disegnati fiori, uccelli, scimmiette, con questi colori così molto estivi. Quindi ho deciso di prenderli e di provare a fare insieme a voi un quadro e vedere cosa viene fuori. Quindi la prima cosa da fare è spellicolare il tovagliolo e incollarlo sulla mia tela come base per il nostro quadro. Per incollarlo utilizzo la Mix Media Glue di Stamperia, come faccio di solito, quindi procediamo con incollare il tovagliolo. Nello stesso modo ho ritagliato dei particolari del tovagliolo, tipo un fiore e due uccellini, che vado ad attaccare sulla stone paper, nello stesso modo, sempre con la Mix Media Glue. In modo dopo da ritagliarli e di creare degli abbellimenti in rilievo. Asciughiamo tutto. Una volta asciugata la nostra carta del tovagliolo, voglio creare con questo stencil di Stamperia e la modeling paste nera un decoro qui, in questa posizione del mio quadro. Vado a passare anche un po' di pasta, qui vado a sporcare un pochino i bordi, così in maniera irregolare, magari in dei posti un po' di più o in dei posti un po' di meno. Andiamo ad asciugare. Una volta asciutta la modeling paste, voglio utilizzare questi colori metallizzati di Stamperia. Ho un rosa, un azzurro e un bronzato per decorare un pochino la gabbia e gli uccellini.
Adesso praticamente per completare il mio quadro voglio utilizzare gli abbellimenti che avevo incollato sulla stone paper e che ho ritagliato e bordati con il timbro nero, quindi l'avevo fatto con questi due fiori. Avevo ritagliato anche i due uccelli. Ho fatto ancora, proprio per aumentare gli abbellimenti, il pappagallo che voglio applicare sopra quello sullo sfondo in modo da dargli un po' di tridimensionalità. E poi ho anche ritagliato delle foglie, sempre dal mio tovagliolo. Le ho incollate su del cartoncino leggermente più spesso e le ho ritagliate. Poi con la carta che avevo sporcato degli stessi colori dello sfondo, ho fustellato le farfalle e ho creato questi fiorellini che ho fustellato, incollato e abbellito con una perlina. Questi sono tutti gli oggetti che utilizzerò da incollare sul mio quadro, ma prima di fare questo voglio creare con il nero le sfumature intorno alla gabbia e sul bordo del mio quadro e poi procederò con incollare i vari pezzi e aggiungerò le sfumature col nero anche agli abbellimenti che andrò ad aggiungere proprio per aumentare la profondità. Direi che il mio quadro è terminato. Come vi avevo detto, ho attaccato tutte le applicazioni, ho fatto le ombre con il nero. Ho ancora attaccato questa decorazione, che è diciamo una cornice metallica con la scritta Live dentro per abbellirlo un po'. E questo è il risultato finale, diciamo dell'idea che mi è venuta guardando questo tovagliolo floreale con uccelli, foglie e fiori di tutti i tipi. Se avete domande o bisogno di chiarimenti, scrivetemi e sarò felice di rispondervi, oppure se volete lasciate un semplice commento. Se
Se il video vi è piaciuto, vi chiedo di iscrivervi al mio canale YouTube Candida Lo Russo, così da aiutarmi a farlo crescere. E detto questo, non mi resta come al solito che augurare buona creatività a tutti e ci vediamo con i prossimi video. Ciao!